Si apre nel Salone dei 500 alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti della moda la 92esima edizione di PT Uomo, con una prima volta per il presidente di PT Immagine. Al posto della storica figura di Gaetano Marzotto c'è Claudio Marenzi, anche se il suo legame con PT non è certo iniziato adesso. Ho fatto il mio primo PT nel 1978, avevo 17 anni, per cui insomma ho fatto tanti PT montando lo stand personalmente, per cui ho visto crescere questa fiera, cambiare pelle, cambiare paradigma, diventare un grande happening, quello che è adesso è unico al mondo, e per cui insomma non è sicuramente un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per continuare questa grande avventura che è PT. Il settore va bene, il settore della moda in generale va bene, l'uomo ancora meglio, perché percentualmente, anche se ovviamente è meno importante della donna come numeri, però percentualmente negli ultimi 2 anni ha performato meglio. Marenzi ha sottolineato il ruolo del governo nel far uscire la moda dal mondo dell'effimero per farla entrare a pieno titolo in quello dello sviluppo economico, meriti rivendicati anche dal sottosegretario Scalfarotto. Questo è un settore fondamentale della nostra economia, che ne muove un bel pezzo, che tra l'altro è legatissima alla nostra immagine nel mondo. Abbiamo messo insieme all'interno di Confindustria tutte le federazioni che si occupavano di cose diverse e che oggi hanno una voce sola, quindi hanno una massa critica e un peso naturalmente molto maggiore rispetto a prima. Nardella si è rivolto alla platea di imprenditori presentando Firenze come una città in movimento e i cantieri, al netto dei disagi, lo dimostrano. A quando un cantiere all'interno della fortezza? Ogni anno facciamo progressi, siamo ormai in addirittura d'arrivo con la progettazione e quindi siamo consapevoli che entro la fine del mio mandato possiamo cominciare i lavori per la fortezza grazie alle risorse che ci sono già messe a disposizione sia dalla Camera di Commercio che dal governo italiano. Bisogna stare attenti a fare dei lavori che siano appunto di riammodernamento, non di totale rifacimento, perché comunque ogni 6 mesi noi siamo presenti, per cui bisogna evitare di trasferire la fiera anche per alcune stagioni al di fuori della fortezza, perché le fiere vivono di equilibri particolari, per cui non bisogna allontanarci da questo. Intanto prosegue il dialogo con Milano, annunciato da Nardella lo scorso Pitti. A luglio Sala sarà a Firenze per annunciare gli sviluppi di questo accordo. Per fare una sfilata bisogna avere due gambe, e le gambe del sistema moda del nostro paese sono Firenze e Milano.